Ben ritrovati all'appuntamento con il TG. Oggi news in apertura, la cronaca, il cadavere di una donna di circa 60 anni è stato ritrovato in mattinata all'interno del cantiere del palazzetto dello sport in via Salvador Allende a Salerno. Ancora sconosciuta l'identità della donna, indagini a tappeto dei carabinieri. I particolari nel primo servizio. Giallo a Salerno, l'ennesimo. Questa mattina in via Allende, all'interno del cantiere del mai costruito palazzetto dello sport disegnato dall'archistar Tobias Scarpa e mai realizzato, è stato ritrovato il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. A dare notizia della presenza del cadavere, a quanto pare, sarebbe stata una telefonata anonima ai carabinieri. Immediato il riscontro che ha dato esito positivo. Il cadavere è quello di una donna che, da una prima sommaria ricostruzione, sarebbe di circa 60 anni, ancora sconosciuta l'identità. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, né quella di una morte per cause naturali. Spesso all'interno del cantiere cercano riparo senza tetto che vivono in condizioni disperate, al freddo e al gelo, e neanche quella decisamente più inquietante dell'assassinio. Ritornano così alla mente episodi analoghi registrati in un recente passato, quando, sempre nella zona d'est di Salerno, vennero ritrovati cadaveri a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Alina Roxana Ripa, 34enne romena trovata morta il 31 dicembre 2015 in un terreno tra via San Leonardo e la zona industriale, e Mariana Tudor Ceres, anche lei arrivata dalla Romania, uccisa a 19 anni nel maggio 2017, sempre nello stesso appezzamento incolto dove era stato rinvenuto il corpo della connazionale. Le indagini affidate ai carabinieri per il momento non escludono alcuna ipotesi. La politica strappata alla tessera di Fratelli d'Italia, Alberico Gambino, sarà in asse di partenza delle politiche del 4 marzo nelle file dell'UDC di Cesa e Fitto. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione della candidatura, stilettate all'indizio di Edmondo Cirielli. Vediamo. Folta, qualificata, ben assortita, è la pattuglia dei malpancisti, categoria quanto mai variegata, suddivisa essenzialmente in due blocchi. Da una parte gli esclusi, politici che a ragione o a torto immaginavano di dover essere ai nastri di partenza delle politiche del 4 marzo e che invece si sono ritrovati fuori dai giochi, vittime di giochi di partiti, alleanze trasversali, accordi territoriali. E dall'altra parte ci sono invece i delusi. Ma procediamo con ordine. Nella prima categoria non c'è differenza di schieramento. Nel centrodestra, nel centrosinistra, tra i 5 stelle si registrano mal di pancia diffusi, ma anche attacchi e rivendicazioni. Ci sono poi, come detto, i delusi, categoria che comprende esponenti di spicco dei singoli partiti che, per quanto candidati, immaginavano però un trattamento diverso. Una collocazione diversa, l'inserimento ad esempio nell'uninominale piuttosto che nel proporzionale, in un collegio piuttosto che in un altro e così via. Una storia a parte è quella di Alberico Gambino, consigliere regionale, ex forzista tradito, poi esponente di spicco di Fratelli d'Italia, uomo forte del centrodestra, capace di attraversare momenti grigi e tempestosi e comunque autentica macchina di voti. Immaginava per lui una candidatura blindata nel suo agro ed invece si è ritrovato come per incanto fuori dai giochi. Strappata rapidamente la tessera del partito di Meloni e Cirielli, Gambino sarà regolarmente ai nastri di partenza delle prossime politiche, ad accoglierlo l'UDC di Cesa. In termini di forza politica, non proprio la stessa cosa dei fratelli Coltelli. No, io non parlerei di strappo, io rispetto tutti e soprattutto rispetto le idee di tutti. Evidentemente Fratelli d'Italia non credeva nel sottoscritto, nonostante la grande mole di lavoro che ho messo in campo nel corso di questi anni in Regione Campania. Ne ho preso atto e, come dire, prendo un'altra strada e sono convinto che questa strada sia una strada maestra. Una strada giusta, io credo nella provvidenza, spero che il Signore mi abbia, come dire, illuminato per prendere la strada migliore e con grande entusiasmo sto prendendo, intraprendendo questa nuova e entusiasmante avventura. La sfida nel collegio come la vede? Nei collegi uninominali, io questo pure ci terrei a sottolineare,
al di là dei candidati, che sono tutte persone stimabilissime nei collegi uninominali della provincia di Salerno per quanto riguarda il centrodestra, noi dobbiamo lavorare per questo progetto politico che noi con l'Italia, al di là del fatto che si possa stare contro un candidato piuttosto che un altro, dobbiamo essere uniti, perché dobbiamo, il nostro avversario è il centro-sinistra. I nostri avversari sono coloro i quali quotidianamente dicono bugie, sia a livello nazionale con Renzi, sia a livello regionale con il governatore De Luca, e quindi mettere da parte questioni e frizioni personali e cercare di lavorare tutti quanti insieme nel supremo interesse del centrodestra qui in provincia di Salerno e in regione Campania. Il suo rapporto con Cirielli si è definitivamente rotto? Rapporto rotto, io Edmondo Cirielli lo ritenevo, lo ritengo un mio amico. Io cerco di non sbagliare mai sull'aspetto personale, gli uomini si vedono anche e soprattutto su questo. Io credo che gli uomini veri sono coloro i quali sanno chiedere scusa se hanno sbagliato, ma soprattutto gli uomini veri sono anche quelli che sanno perdonare. Io perdono chi nel corso della mia vita mi ha fatto cattiverie, e certamente non è Edmondo Cirielli uno di questi, ho fatto in passato, figuriamoci se non posso farlo per il futuro. Lei aspetterà delle scuse? Lei può perdonare, ma aspetta delle scuse? No, non aspetto scuse da nessuno, ho detto io quando sbaglio chiedo scusa. Se evidentemente, credo che questo sia un aspetto positivo di ognuno di noi, che dovrebbe essere parte integrante della personalità di ognuno di noi. Io se sbaglio chiedo scusa, se non sbaglio e qualcun altro sbaglia io perdono. Nello stesso collegio dell'ex sindaco di Pagani, attuale consigliere regionale, ci sarà anche il past president in Confindustria Salerno, l'imprenditore Mauro Maccauro, che si dice pronto a raccogliere la sfida del voto in un territorio quanto mai complesso e difficile. Ascoltiamo l'intervista. Mauro Maccauro, come è iniziata la campagna elettorale? La campagna elettorale è iniziata dal mio mondo, dal mondo dell'impresa, dal mondo del lavoro, da chi tutti i giorni si alza e cerca di competere sui mercati. Un mondo che conosco bene, un mondo al quale vorrei dare il mio contributo arrivando alla Camera dei Deputati e tutelando i loro interessi lì al Parlamento italiano. È iniziata la campagna elettorale attraverso l'entusiasmo di tanti militanti del Partito Democratico e delle altre liste del centro-sinistra che insieme a me stanno facendo squadra e che insieme riusciremo, come dire, a perseguire un risultato importante in questa breve ma intensa campagna elettorale. Qualcuno l'ha già definita il candidato dell'agro, nello stesso tempo lei è anche l'unica espressione tra le poche espressioni della società civile. Quali sono i punti di forza di queste definizioni? Ma io innanzitutto mi pongo all'elettorato tutto della Conocenio Sarnese. Ho una distinzione ben precisa, ben puntuale rispetto alle altre coalizioni. Non mi appartiene la coalizione dove c'è Salvini, che ha sempre parlato male del Mezzogiorno d'Italia. Non mi appartiene la coalizione, la lista dei 5 Stelle, che a mio modo di vedere hanno soltanto un linguaggio demagogico ma non concreto. Io cerco di unire quello che è la serietà di un governo che ha messo in campo politiche importanti per risollevare questo paese a quello che è un ruolo personale di persona che viene dalla società civile e che nel mondo delle professioni, dell'impresa, della scuola cerca e trova consenso per cercare di fare qualcosa di concreto, così come concretezza l'abbiamo tutti i giorni nell'ambito del nostro mondo. Che atmosfera sta registrando in giro rispetto anche alla sua candidatura? Un'atmosfera innanzitutto di grande interesse e soprattutto riscontro chi grazie alla mia candidatura decide di andare a votare piuttosto che rimanere a casa, perché mi si viene detto diversamente non sarei andato a votare perché nessuno ormai è più credibile. A me questo fa piacere, mi imprime tanta fiducia, e così come ho sempre fatto vita di rappresentanza nel mio territorio, vorrei essere il candidato dell'agro Nocerino Sarnese per il territorio e con il territorio. Un 17enne di Battipaglia è morto la scorsa notte all'ospedale Santa Maria della Speranza. Il giovane
ha avvertito un improvviso malore in strada ed ha chiamato suo padre per essere aiutato. Immediati i soccorsi del 118 che lo hanno condotto vanamente, purtroppo, al nosocomio. Vediamo. Una notizia triste piombata nella giornata di ieri su Battipaglia, con la comunità sconvolta per la morte del 17enne Gennaro Taddeo, deceduto nella notte tra lunedì e martedì all'ospedale Santa Maria della Speranza, dove era stato condotto a seguito di un malore. Una tragedia immane, un dolore immenso per la scomparsa di Gennaro, colto da un malore mentre era in via Italia lunedì sera. La richiesta di aiuto al padre Carmine, che ha raggiunto e soccorso il figlio con anche un tentativo di rianimazione prima del trasporto a bordo di un'ambulanza nel nosocomio Battipagliese, dove purtroppo, nonostante l'intervento dei sanitari, il cuore del 17enne ha smesso di battere nella notte, gettando nel dramma e nel dolore più duro da vivere e sopportare la famiglia, i parenti, gli amici, i coetanei, con la salma che è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia che aiuterà a stabilire le cause del decesso. Sotto shock due città: Battipaglia, dove Gennaro viveva con i genitori, papà Carmine, mamma Sandra e la sorella, ma anche Agropoli, luogo d'origine della famiglia Taddeo, con il 17enne che frequentava molto nel suo tempo libero la località costiera cilentana. Portava il nome del nonno Gennaro, figura storica agropolese, da fondatore e presidente della SCAT. Ancora cronaca incessante e capillare: l'azione di contrasto della Guardia di Finanza al porto commerciale di Salerno, scoperto sì nell'ultimo periodo autentico snodo nel traffico illegale di sigarette di contrabbando. Solo nella giornata appena trascorsa, i militari del gruppo Salerno, in tre distinte operazioni condotte all'interno dello scalo cittadino, hanno sequestrato complessivamente 10 kg di sigarette prive dei contrassegni di Stato. Nelle maglie strettissime dei controlli operati dai Baschi Verdi di Salerno sono finiti questa volta due cittadini di nazionalità algerina ed un tunisino. Ci trasferiamo ora nell'agro nocerino sarnese. Paura la scorsa notte in via Azori a Nocera Inferiore, dove tre malviventi hanno tentato di rapinare un bar della zona che si apprestava a chiudere. Tempestivo l'intervento di una guardia giurata che ha intimato ai tre uomini di fermarsi. In pochi minuti sono poi arrivati sul posto anche i militari dell'arma dei carabinieri, che dopo aver ammanettato i tre rapinatori li hanno condotti in caserma per l'identificazione e la denuncia all'autorità giudiziaria. Si torna a sparare a Nocera Inferiore, il segnale che la lotta per il potere criminale in città è lontana dall'essersi conclusa. Raid nella notte contro il portone della Scala C di Palazzo Gabola al corso Vittorio Emanuele. Il condominio è all'interno di un cortile storico, accanto all'ingresso sul retro dell'ITIS Marconi. Gli spari hanno attirato l'attenzione di chi abita nell'agglomerato di case del Corso Vecchio. Quattro esplosioni che hanno provocato grande spavento, ma nessun ferito. Un chiaro avvertimento a qualcuno che probabilmente abita nel palazzo. Le indagini si stanno concentrando proprio su questo aspetto. I primi rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del reparto scientifico di Nocera Inferiore. Hanno verificato sia all'esterno del Palazzo Gabola, al corso Vittorio Emanuele 233, sia all'interno. Ben visibili le schegge di vetro sia all'esterno che all'interno del condominio. In un secondo momento, nella mattinata, c'è stato pure il sopralluogo degli agenti del commissariato di polizia. Corso Vittorio Emanuele si conferma dunque cuore caldo per le vicende criminali nocerine. Lì vicino, a settembre 2016, un ragazzo di Napoli fu acciuffato all'interno di un circolo ricreativo dalla squadra anticrimine. Nella cintura dei pantaloni aveva una pistola calibro 9 con 6 proiettili. Il ventenne di San Giovanni a Teruccio era arrivato a Nocera nel periodo di maggiore tensione tra elementi di bande criminali. Nei giorni precedenti al suo arresto ci fu una gambizzazione a Piedimonte e degli spari contro un'abitazione al Vescovado. Un mese dopo si ritornò a sparare a Cicalesi. I colpi della notte scorsa indicano che non bisogna abbassare la guardia su quanto accade negli ambienti dello spaccio nocerino.
Un pauroso e spettacolare incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato la scorsa notte sulla strada provinciale 430 all'altezza di Agropoli. Un'auto con a bordo tre persone, tutte deboli, ha sfondato il guardrail lungo un cavalcavia schiantandosi contro un albero. La vettura, che è rimasta in bilico sul muro di contenimento del ponte, rischiato di piombare su via Garigliano, la strada sottostante. Vediamo. Pauroso incidente stradale ieri pomeriggio sulla strada provinciale 430 Cilentana, dove un'auto con a bordo tre persone, tutte deboli, ha sfondato il guardrail lungo un cavalcavia schiantandosi contro un albero, con la vettura, che è rimasta in bilico sul muro di contenimento del ponte, rischiando di piombare su via Garigliano, ovvero la strada sottostante. Il sinistro è avvenuto a pochi chilometri dallo svincolo di Agropoli Nord. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo dell'auto, una Fiat multipla, dal cui abitacolo è stato sbalzato a seguito del violento impatto. Allertati dalla centrale operativa del 118 di Vallo, sul posto sono giunte tempestivamente l'unità rianimativa e l'ambulanza medicalizzata della Croce Azzurra di Agropoli, che hanno trasportato i tre feriti in ospedale. Si tratta di un 50enne che era al volante e un 39enne, due operai deboli, agli ospedali San Luca di Vallo della Lucania, con il terzo ferito, anch'egli un operaio ebolitano, portato invece al nosocomio Maria Santissima Addolorata di Eboli. Rilievi del sinistro eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Vallo della Lucania, diretti dall'ispettore superiore Gianfranco Franco, con le operazioni di rimozione e pulizia della carreggiata, eseguiti dal soccorso stradale Riga di Castellabate. L'attualità. Arrivano i tornelli alla stazione di Cava dei Tirreni. Da alcuni giorni infatti sono cominciati i lavori per attuare un provvedimento disposto dalle Ferrovie dello Stato per porre un freno ai furbetti che salgono sui treni sprovvisti di biglietto e per garantire così maggiore sicurezza. Sono partiti nei giorni scorsi a Cava dei Tirreni i lavori per l'installazione dei tornelli presso la locale stazione. Un provvedimento questo messo in atto da Ferrovie dello Stato allo scopo di limitare l'accesso alla zona dei binari, che potrà essere raggiunta esclusivamente dalle persone munite di biglietto, con conseguente incremento della sicurezza. Infatti negli anni numerosi sono stati gli atti vandalici e non di rado è capitato che loschi individui, animati da svariate intenzioni talvolta tutt'altro che conformi al buon costume, stazionassero nei pressi dei binari o nei sottopassaggi, inquietando gli sventurati pendolari. I tornelli dunque, che a breve entreranno in funzione, contribuiranno a rendere più ordinata e tranquilla la piccola stazione metelliana. Ma non solo. Si prevedono infatti tempi duri per i furbetti che, auspicando di non essere scoperti dal controllore, erano abituati a salire a bordo dei treni senza obliterare il titolo di viaggio. Infatti d'ora in avanti tale strategia non potrà più essere messa in atto. Ormai da qualche mese inoltre sui mezzi di Bus Italia, azienda che ha raccolto l'eredità del CSTP per quanto concerne il trasporto su gomma, controllori affiancati dai vigilantes irrompono con estrema frequenza per scovare eventuali passeggeri che non hanno regolarmente obliterato il biglietto. Che sia davvero l'inizio di una nuova epoca difficile per tutti quelli che a danno della collettività erano e forse sono ancora abituati a viaggiare senza pagare? Spazio oggi alle nostre rubriche quotidiane. Cominciamo con Ieri Oggi. Ieri Oggi, in collaborazione con... Trentuno gennaio, mercoledì, ben trovati con Ieri Oggi. Partiamo con il 1966, il 31 gennaio viene inviata sulla Luna la prima sonda spaziale sovietica, si chiama Luna 9. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Nell'84, in vetta alla Hit Parade, oggi sale Francesco De Gregori con un brano che rimarrà nella storia, La donna cannone. Scusare. 31 gennaio del 2010, il prestigioso torneo di tennis Australian Open viene vinto per la quarta volta dallo svizzero Roger Federer. Proclamo
eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 31 gennaio del 2015 Sergio Mattarella viene eletto 12° Presidente della Repubblica Italiana. E veniamo a questa sera, esce il film comico ed azione Come ti ammazzo il bodyguard. Cristo santo! Sei pazzo! Perché non ti sei messo la cintura? È tutto per ieri, oggi, mercoledì 31 gennaio. In collaborazione con... Dona spazio alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film La Signora dello Zoo di Varsavia. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi la pagina dello sport con le ultimissime notizie dal mercato. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Macelleria, salumeria, gastronomia, ortofrutta e un vasto assortimento di prodotti bio senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. Fino al 4 febbraio, lasagne secche all'uovo mezzo chilo, 99 centesimi. Speciale suino, tutto a 3,90 euro al chilo. Banane, 99 centesimi al chilo. Fette biscottate classiche o integrali, 480 grammi, 89 centesimi. Latte parzialmente scremato, 1 litro, 49 centesimi. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ultimo giorno di mercato, si chiude questa sera alle 23, Salernitana impegnata in diverse trattative, con il duplice obiettivo di sfoltire la rosa ed eventualmente migliorare il gruppo a disposizione del tecnico Colanturo. Per le ultimissime ci colleghiamo in diretta con l'Hotel Milan di Milano, dove c'è per noi Eugenio Marotta, che vedo già pronto in collegamento. Te la linea, Eugenio. Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio ai telespettatori, buon pomeriggio ai tifosi della Salernitana nella sala stampa dell'Hotel Meliá, dove si sta praticamente consumando l'ultimo atto della campagna trasferimento calciatori. Salernitana particolarmente attiva come trattative, al momento non è stato consumato, non è stato ufficializzato nessun trasferimento. Salernitana che sta provando a lavorare soprattutto sulle uscite, il nome nuovo che tra l'altro non era dato in uscite, che però è stato confermato dalla presenza, dal pressing asfissiante del direttore sportivo del Brescia, vecchia conoscenza dei tifosi della Salernitana, Nicola Salerno, che sta facendo un grosso pressing sul suo collega Angelo Mariano Fabiani per accaparrarsi Pucino. L'esterno destro della Salernitana piace tanto al Brescia, piace tanto a Nicola Salerno, che lo aveva già messo in cima alla lista dei suoi desiderati, addirittura da un Salernitana Alessandria con Sarri in panchina. Marcello, ricorderai, semifinale
finale playoff di quella cavalcata trionfale che poi finì nel peggiore dei modi con la sconfitta più con la vittoria più amara con il Verona alla Rechi. Pucino era l'unico, a detta di Nicola Salerno, che riusciva a tenere Ragusa, a frenare Ragusa, che era nella fila della Salernitana. Pucino lo vuole il Brescia sta proponendo uno scambio con Meccariello, che però non convince, anche perché la Salernitana dovesse lasciar partire Pucino, che ha manifestato la sua intenzione a provare a rimanere a Salerno e a mantenere praticamente il Granata addosso, la Salernitana si troverebbe scoperta sulla corsia di destra al netto della posizione di Tiago Casasola, che con l'Antuono considera anche e soprattutto un cursore di fascia. Un'operazione del genere lascerebbe, presupporrebbe il fatto che la Salernitana potesse immaginare di cambiare atteggiamento tattico e schierarsi con una difesa a 4. Al momento invece lo spartito tattico è il 3-4-3-3-5-2 a seconda dei casi. Altra notizia che abbiamo ribattuto ieri sera nel corso della trasmissione è il trasferimento, il prestito di Rodriguez all'Empoli, frenato, c'è l'accordo, Rodriguez ricordiamo di proprietà del Chievo Verona in prestito al club Granata, appena 4 gol in questo primo giro di boa del campionato cadetto. Rodriguez è stato sondato dall'Empoli che però insomma non vuole accollarsi il costo dell'ingaggio. I 16 mesi di prestito che chiede il Chievo Verona, proprietario del suo cartellino, vorrebbe che fossero appannaggio solo ed esclusivamente del club scaligero. Stamattina Rodriguez è stato sondato anche dall'Entella, il DSF Superbi è stato nella camera 112 al primo piano dell'hotel MLA, dove stanzia oramai da tempo lo Stato Maggiore Granata, il DS Fabiani, il segretario Rodolfo De Rose, il suo fedele scudiero di Angelo Mariano Fabiani, Alberto Bianchi. Proposto Rubin, terzino sinistro del Foggia, ma naturalmente la casella del cursore di fascia Mancino deve essere necessariamente liberata eventualmente dalla partenza di Patrick Asma. Stamattina l'agente del procuratore Moses Oger si è incontrato con il Novara, si tratta di per un prestito con obbligo di riscatto per quanto riguarda il centrocampista ghanese al Novara. Per quanto riguarda invece la vicenda Bernardini, per parola del suo procuratore, del suo agente Marco Piccioli, il giocatore non ci sono margini di trattativa con la Salernitana, non firmerà il rinnovo, andrà a scadenza a meno che non si consumi nelle ultime ore, il gong lo ricordiamo alle ore 23 questa sera dall'Hotel Media di Milano, a meno che non si dovesse consumare una firma, una cessione, che a questo punto pare improbabile perché la distanza tra le parti, le frizioni tra le parti sono oramai gelide, di temperature polari, il rischio che Bernardini si accordi con un altro club, probabilmente, quasi certamente il Novara, però soltanto da domani, che quindi la Salernitana perda un giocatore patrimonializzato a parametro zero, è più che concreto. Capitolo Kin, anche lui di proprietà del Chievo Verona, dovrebbe essere in partenza, è stato messo in lista di sbarco dalla Salernitana, però Kin per il momento, eccezione fatta che per la Ternana e il 30 secondi, abbiamo 30 secondi perché volevo coinvolgere vecchia conoscenza dei tifosi della Salernitana, capitano Granata Francesco Montervino, che abbiamo ai nostri microfoni. Francesco Montervino fa parte della scuderia fedele, della scuderia si occupa anche delle vicende di Sofyan Kin. Vicenda Kin in lista di sbarco, Kin che non viene prima viene considerato da Colantuono e schierato titolare, nelle ultime due partite Colantuono non lo fa neanche alzare dalla panchina, si dice in lista di sbarco, la posizione di Kin a poche ore dal gong del calciomercato. Ma no, indubbiamente adesso si stanno valutando un po' di situazioni, è chiaro che diventa strano piazzare un giocatore che per fortuna ha fatto bene in questo primo
girone di andata. Vediamo qualche opportunità, vediamo se si presenta qualche occasione giusta. Chiaramente si è sentito parlare, no, di tante squadre anche in Lega Pro, in Serie C per i ragazzi, ma credo che sia un profilo assolutamente da dover tutelare, da dover cercare di piazzare semmai in Serie B. Non è semplice, non è facile, vedremo se la Salernitana conferma questa idea di voler mettere i ragazzi sul mercato, come voi avete scritto e avete detto in tante tifose salernitane, e vedremo se in queste ore si riesce a incastrare qualcosa di giusto per il ragazzo. Ma il ragazzo insomma ha piacere a cambiare aria, vorrebbe rimanere, vorrebbe giocarsi le sue carte a Salerno, perché oltre a Intella e Ternana è spuntato da ieri anche un ammiccamento dell'Ascoli. Ma il ragazzo sta bene, lo ha dimostrato, è arrivato all'inizio dell'anno, probabilmente neanche lui si aspettava di essere un giocatore così importante nel fare diverse presenze sia di titolare che subentrando, ha fatto gol nella penultima partita fatta con l'Entella, quindi voglio dire, il ragazzo sta bene, si è completamente affidato a noi e quindi chiaramente adesso vedremo quello che è l'evolversi di ogni singola situazione in giornata. Nel 3-4-3 poi ti lascio, Kin sta stretto? Ma sicuramente non è un attaccante esterno, è più un trequartista, però quest'anno l'abbiamo vista Salerno fare il quinto di destra, quindi è un giocatore che in tutte quelle che sono i posizionamenti offensivi si può adattare, però capisco anche un allenatore, una società che magari hanno voglia di dare un'idea tattica a una squadra e adesso vogliono centellinare qualsiasi tipo di movimento, quindi indubbiamente potrebbe essere difficoltoso per lui accettare il 3-4-3. Ultimissima per Montervino, da centrocampista a un centrocampista che la Salernitana cerca, si è fatto il nome di Mbaye del Carpi, anche lui di proprietà del Chievo Verona, le caratteristiche e soprattutto un profilo che Colantuono sta tracciando per il suo centrocampo, centimetri, quantità e qualità. Io continuo a dire, hai voglia ad averceli? Ah beh certo, indubbiamente, ma Mbaye è un giocatore di grande fisicità, un ragazzo di colore, un mancino che fa della quantità sicuramente la sua prima caratteristica, ha anche centimetri, il che vuol dire non disturberebbe in una squadra non proprio altissima. È perfetto per giocare a due in mezzo al campo, quindi ci può stare, ma poi mister Colantuono, che ha avuto la fortuna di avere come allenatore, è uno che ha le idee molto chiare, quindi se ha dato qualche indicazione tattica ci sta che venga poi alla fine rispettato. Grazie a Francesco Montervino, è tutto per il momento dalla sala stampa dell'Hotel Meliá, a poche ore dal gong del calciomercato, naturalmente poi lo speciale calciomercato al termine della sessione invernale della campagna trasferimento calciatore, campagna trasferimento che continua a trasformarsi in una sorta di falò delle vanità. Montervino si è incuneato anche nel tubo catodico, ringraziamo il capitano, quantomeno per la Salernitana per il momento sono soprattutto ipotesi, transazioni, cessioni, scambi che al momento non hanno portato in casa Granata nessuna ufficialità in questi ultimi due giorni del calciomercato. Da Milano è tutto, linea a te Marcello. Grazie Giorgio, tutto secondo copione, mi verrebbe quasi da aggiungere considerando quelli che sono stati i precedenti, la speranza a questo punto che sia pure non dovesse arrivare alcun rinforzo per la squadra di Colantuono, non si provveda alla cessione di Pucino, sicuramente tra i migliori della Salernitana nell'ultimo periodo. Alla mano, tempo di Coppa Italia per la IOMI Salerno dal 2 al 4 febbraio, da praticamente venerdì a domenica. La compagine allenata dal croato Neven Rupec sarà di scena al Pala San Giacomo di Conversano, che sarà teatro delle Final Eight di Coppa Italia femminile. Si parte con i quarti di finale, le salernitane scenderanno in campo venerdì alle 18 contro le Estense Ferrara. I campionesse d'Italia hanno esattamente il doppio dei punti raccolti dalle emiliane, 26 che valgono il secondo posto in classifica generale. La IOMI largamente favorita e qualora dovesse rispettare il pronostico in semifinale troverebbe una tra Cassano ed Oderzo. Domenica la finale che a detta di tutti secondo i pronostici dovrebbe essere diciamo così la ripetizione, il bis di quella già vista l'anno passato a Bressanone quando di scena furono la IOMI Salerno e l'Indeco Conversano. È tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito, appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci. Vuoi ripetere?
rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.